altro paese. Gli immigrati oggi vivono storie dolorose, tragedie, soprusi delle nostre migranti. Non possiamo e non dobbiamo certamente perdere questa memoria, ma bisogna guardare al presente, agli immigrati, alla loro realtà, che si affianca oggi ad un altro sempre più in aumento, la migrazione nella migrazione. Dovremmo pensare, quando guardiamo i giovani immigrati, che siamo noi allo specchio. Non dobbiamo aver paura del diverso, ma per fare questo non bastano le leggi. Occorre formare una coscienza di tolleranza, di accoglienza. In tale direzione devono muoversi tutte le istituzioni, quelle politiche e sociali, ma in particolare va riconosciuto un ruolo fondamentale alla scuola, quello di formare la nuova società. Essa deve sviluppare nei giovani una mentalità aperta e flessibile, deve sviluppare un atteggiamento dialogico sul piano della cultura, accettando l'altro con la sua cultura, la sua diversità, e insegnare a interagire con gli altri per ricominciare una storia nuova dell'uomo. Pertanto, continuo ad accompagnare ogni resistenza culturale, conoscere le diverse culture per attuare una politica scolastica e linguistica all'estero in un quadro legislativo accettabile, capace di recepire i cambiamenti sociali e culturali successivi alla data di nascita della legge 53 e rafforzare il legame tra i giovani nati all'estero e la terra d'origine. Un altro punto è quello di valorizzare la lingua italiana. Significa renderla più riconoscibile in maniera chiara ed evidente, anche sul piano della qualità. Pertanto è necessario affrontare con più efficacia il tema della certificazione unitaria di qualità della lingua italiana ed anche la questione dello standard per l'insegnamento all'estero della lingua italiana. Questo è un passo decisivo per la nostra politica culturale, sia sul piano interno che sul piano dell'immigrazione, un investimento prioritario. Terzo punto è l'istituzione di un osservatorio nazionale sulle migrazioni, che tra l'altro mi hanno chiesto in un ordine del giorno del CGE dello scorso novembre, ed anche sull'immigrazione. Un altro punto è quello di incrementare i corsi di italiano e percorsi di formazione professionale per i giovani immigrati accanto ad un'adeguata formazione dei docenti, anche valorizzando quelle preziose esperienze della scuola italiana all'estero per una più profonda acquisizione di competenze linguistiche, di ordine teorico, sociologico, psicologico e storico, oltre che di competenze sui processi educativi e tecniche didattiche. Incrementare i corsi italiani per corsi di formazione professionale per i giovani figli di italiani all'estero, infatti la richiesta e l'esigenza da parte loro, soprattutto nel Nord America, è diventata pesante. Le unità e l'insegnamento dell'italiano è al quarto posto e sempre più richiesto. L'ultimo punto sarebbe quello di creare i centri di aggregazione per i giovani immigrati che possono socializzare con i coetanei italiani. Infatti, una società che valorizza i giovani, il proprio futuro negli ambiti della vita civile, non è né umana, né democratica, né legittima. Io spero e auspico che da questo convegno possano nascere delle proposte interessanti, delle sinergie utili per la promozione linguistica e l'integrazione. Grazie al professor Luongo e a Bill per avermi invitata e con del nostro incontro.